Benvenuti gentili amici telespettatori a questa nuova puntata di Qui Lega Pro. Dobbiamo correre, andiamo subito a presentare l'ospite che come al solito è il direttore sportivo Vincenzo Tridico. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Allora, dobbiamo iniziare dal girone A, come sempre andiamo in ordine e dobbiamo ancora una volta parlare di Monza perché è la vera delusione di questo girone, terza sconfitta consecutiva in casa dell'Albino Leffe, una partita persa per 1-0 dove tra l'altro Virdis ha sbagliato anche un rigore. Settimana scorsa era stato molto cauto nel parlare di crisi, questa volta non può più nascondersi. Continua a ferirmi per una squadra che sai che per me ha rappresentato una tappa importante della mia carriera. Io sono sempre dell'avviso che il Monza ha i requisiti, ha i giocatori, ha strutture per poter riemergere, poter arrivare ancora in vetta alla classifica. Purtroppo, ahimè, dobbiamo in questo momento constatare che tutto questo non è realtà, perché comunque è una squadra che viene fuori dai reduci, da tre sconfitte consecutive, qualche problemino ce l'ha, per cui una seria riflessione bisogna farla e capire dove in questo momento è il problema, c'è il problema e cercare di risolverlo in fretta, anche perché le partite passano e dopodiché la classifica non ti aspetta più. Possiamo vedere anche la grafica relativa al Monza. Secondo lei dov'è il problema? In difesa o in attacco? Due vittorie, un pareggio, tre sconfitte, 14ª posizione, 7 gol fatti e 7 gol subiti. Ma io penso sia più un problema di difesa a questo punto, perché meno male 7 gol fatti ci stanno in queste partite giocate. Domenica c'è stato anche un rigore sbagliato di Virdis, ma ci sta. 7 gol fatti forse sono troppi. Scusi, 7 gol subiti. Mentre stupisce il Bassano di Tonino Asta. Beh, stupisce per chi probabilmente non conosce Tonino, per chi non conosce il valore di quei giocatori, per chi non conosce la struttura del Bassano. Bassano è una società che adesso è consolidata, ha un allenatore capace, un allenatore che conosce la categoria e l'ha dimostrato in questi anni a Monza, ma soprattutto ha giocatori di valore, quindi una squadra che può dire la sua per quanto riguarda la vetta. Direttore, prima di passare al girone B, le vere delusioni di questo girone, oltre al Monza, forse figurano anche Mantova e Albino Leffe, nonostante l'ultima vittoria in campionato contro i biancorossi Brianzoli? Mantova dico di sì, anche se non è stata costruita come squadra, diciamo una squadra di vertice, però comunque è una piazza importante, una piazza che ha mantenuto l'ossatura dello scorso anno e che però non sta rispettando ovviamente quelle che erano le aspettative. Albino Leffe sono sempre convinto che alla fine riemergerà perché è una società che ogni anno riesce a lanciare giovani, quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno di lavorare su questi giovani e poi alla fine secondo me arriverà. Passiamo al girone B, andiamo subito con la grafica a vedere chi è la vera sorpresa di questo girone. È il Teramo, prima posizione, 4 vittorie consecutive, tra l'altro 2 sconfitte, 9 gol fatti e 9 gol subiti. Ecco, questo è un dato strano, però sta di fatto che il Teramo comanda questo girone. Se l'aspettava? No, io non mi aspettavo il Teramo, anche se è un allenatore capace come Vivarini, ma continuo a dire Pisa. Per me la squadra che è attrezzata per vincere questo girone è sicuramente il Pisa. Mentre Ascoli e Prato, come le vede, soprattutto i marchigiani? Beh, l'Ascoli, l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, è una squadra, è una corazzata anche quella, per cui lotterà fino alla fine. Prato invece è una squadra che non lotterà secondo me per quanto riguarda il vertice della classifica, però farà un dignitoso campionato, poi alla luce anche del gemellaggio che c'è con l'Inter, quindi una società che in questo momento è una squadra che tenderà più a valorizzare i giovani che magari ad ambire a vincere il campionato. Però, nonostante questo, è all'ottavo posto in classifica. Il Prato, dopo 6 partite, ha collezionato 9 punti, che sono un discreto bottino. A tal proposito, ho chiesto apposta di Prato ed Ascoli perché abbiamo le interviste post gara di questa sfida. Ascoltiamo i due allenatori.
Ma giusto, sicuramente l'Ascoli non avrebbe meritato di perdere, il primo tempo ha avuto più occasioni di noi, approfittando in maniera opportuna, a parte il fatto che non ha fatto gol, delle alcune nostre difficoltà. Abbiamo tenuto palla, abbiamo guadagnato campo, ma siamo mancati totalmente nella pressione successiva e nella prevenzione. Abbiamo concesso due o tre palle gol che mi hanno fatto arrabbiare alla fine del primo tempo. Io non ero contento. Nel secondo tempo ho visto un altro Prato, sicuramente migliore, ha elevato tempi, ha coperto moltissimo palla nella metà campo avversaria, ha dato pressione, ha imposto un ritmo diverso. L'Ascoli è andato un po' in difficoltà per mezz'ora, abbiamo fatto gol e poi l'Ascoli ha avuto una reazione importante, ha legittimato il pareggio e alla fine credo che si possa considerare una partita abbastanza legittima nel risultato. Io sono contentissimo perché oggi ho ritrovato con una sola pedina l'inserimento di una sola pedina a piede fascia, che è quella di Alessio Rossi, che gli faccio i complimenti pubblicamente perché non aveva 90 minuti, e ho ritrovato la squadra, nel senso che non perché prima si era persa, si era smarrita, no, perché il nostro credo calcistico è quello che avete visto oggi per l'ennesima volta. Siamo ritornati sulla strada giusta, bastava inserire un piede fascia a sinistra e spostare Stefano Avogadro a destra perché poi la squadra avesse il suo sviluppo d'azione. Eccoci tornati in studio, chiudiamo con il direttore la pagina relativa al girone B, poi torneremo per un attimo anche sul girone A, infine chiuderemo con il girone C. Restiamo nel B, direttore, secondo lei quali sono le squadre meno attrezzate? Bah, si vede dalla classifica, secondo me il Sant'Arcangelo, il Savona stesso, il San Marino e il Propiacenza sono squadre che in questo momento, se non ricorrono ai ripari in quella che sarà la campagna invernale, quindi nella campagna di riparazione a gennaio, avranno grosse difficoltà. Direttore, la interrompo subito perché ci sono arrivate diverse mail durante questa settimana, una in particolare che chiede dell'Alessandria, una squadra costruita per fare un campionato importante ma che in questo momento non riesce a dare continuità ai risultati. Perciò torniamo nel girone A. Forse troppi pareggi, però è una squadra che ha delle grosse individualità, una struttura societaria attrezzata anche per vincere il campionato, un allenatore molto preparato, un direttore sportivo come Magalini che sa il fatto suo, quindi conosce bene la categoria. Io terrei d'occhio molto questa squadra, perché è una squadra che alla fine può dire qualcosa. Passiamo al girone C con la conferma. Andiamo con l'aiuto della grafica a vedere chi è la conferma. La conferma del girone C è la Salernitana. 6 gare, 4 vittorie, 2 pareggi, nessuna sconfitta. Punti totali 14, prima posizione 9 gol fatti e soprattutto 5 subiti, anche se alla fine non sono numeri veri da capolista. Sta di fatto che però la squadra campana è in prima posizione. È giusto dire che la Salernitana è la vera conferma di questo girone. Ricordiamo che tra l'altro è a pari merito con il Benevento. Ma questo è il girone di ferro che tutti riconoscono. Benevento, Matera, soprattutto una sorpresa questa del Matera per i non addetti, ma per chi conosce bene quel tipo di calciatori che quest'anno sono a Matera, come l'allenatore Autieri, non direi tanto una sorpresa. Però la Salernitana insieme al Lecce mi sembrano le squadre più attrezzate. Salernitana che tra l'altro in questa settimana li ho sentiti un po' arrabbiati perché il pari non è andato giù al direttore sportivo Fabiani, accusando qualche giocatore di poco impegno, di scarso impegno, ma soprattutto hanno alle spalle un presidente come Lotito che sicuramente non le manda a dire le cose. Le leggo un'ultima email che ci è arrivata durante questo weekend. Francesco da Milano ci chiede: ma è il Messina la vera delusione di questo inizio di campionato? Assolutamente sì, una piazza come Messina, tra l'altro con un patron come lo Monaco, sicuramente doveva e deve dare di più in questo campionato. Spero vivamente che a breve le cose possano cambiare per loro, altrimenti si fa dura, perché prendere 5 gol, 6 gol nel giro di poche partite mi sembra un po' eccessivo. Tra l'altro perdere in casa sotto gli occhi dei propri sostenitori 5-1 domenica come la Casertana mi sembra un po' esagerato. Sorpresa forse anche la Lupa Roma oltre al Matera, visto che
la squadra laziale è in quinta posizione con 11 punti e lì a ridosso della zona playoff. Questa è sicuramente una sorpresa, anche se anche qui c'è una struttura societaria che è in crescita, un patron che si dice che abbia disponibilità economiche, quindi disponibile a investire, e lo dimostra appunto questo inizio di stagione. Non so dove arriverà a fine stagione, ma in questo momento vedo che è posizionato bene, quindi vuol dire che i risultati sono dalla loro. Ultima domanda, prima poi di rivelare una busta dove il direttore ha scritto le proprie squadre che alla fine dell'anno saranno promosse in Serie B. Ultimo quesito sul Lecce. Alla fine la squadra pugliese che ruolo reciterà in questo campionato? Ma penso come quello dello scorso anno, quello di arrivare fino in fondo e giocarsela con Salernitana, con Benevento stesso e Matera. E il Catanzaro all'inizio mi sembrava una squadra forse più attrezzata rispetto a qualche altra, ma vedo che adesso incomincia ad accusare qualche difficoltà, per cui Lecce alla fine arriverà a lottare, se non per il primo posto diretto, sicuramente tramite i playoff tende ad ambire per salire di categoria. Leggendo la classifica, forse un'altra delusione è anche il Cosenza. Nessuno si aspettava la squadra calabrese così in basso a questo punto del campionato. Per esperienza bisogna investire. Cioè, se smantelli la squadra e non vai ad investire, si fa dura, perché la Lega Pro è un campionato particolare. Addirittura questo girone, così come è stato concepito quest'anno, è veramente duro. Quindi il Cosenza quest'anno ha investito poco. Poco fa vi ho anticipato qualcosa, adesso ve lo faccio anche vedere. Eccola qui, mi gioco la carriera. Qui c'è la busta del direttore dove ha scritto le tre squadre, secondo lui, che a fine anno conquisteranno la promozione in Serie B. Io, direttore, glielo sto già dicendo. Non faccio il mago, Ho capito, però se non azzecca almeno due squadre su tre, qua vabbè, veramente si gioca la carriera. Non mi inviterai più a nessuna trasmissione. Assolutamente. Chiudiamo con questo siparietto. Vedremo a fine anno, apriremo questa busta e capiremo il direttore Tridico, soprattutto capiremo il suo futuro. Direttore, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Ringrazio tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento a settimana prossima.